del Cattivo Tempo, siamo al Teatro dei Conciatori. Loro sono il cast di un testo molto importante, diciamo molto impegnativo di Pinter. Lo chiamiamo come nella versione originale, visto che nella scenografia ce lo suggerisce, abbiamo All Times. Saranno in scena fino al 14 di maggio. Allora, a questo punto facciamo un appello. Sono in compagnia di Isa, Isa Vampa, Cristina Raimond e Marco Bellocchio. Il testo è davvero di quelli, insomma, una prova attoriale molto complicata, complessa, difficile. Cosa si deve aspettare lo spettatore una volta che parte la scena, secondo voi? Ma sì, allora, quello che dico sempre, almeno quando io vado a teatro non mi aspetto mai nulla, okay. Nel senso che non parto mai prevenuto, perché se arrivo e mi aspetto qualcosa so già che succederà esattamente qualcos'altro, almeno pago un biglietto e dico mi godo quello che accade. Okay. Sicuramente deve porsi tante domande, e il fatto che esca da teatro solamente con delle domande, non con delle risposte, vuol dire che lo spettacolo ha funzionato. Se ha trovato delle risposte, magari dopo lo spettacolo venga da noi, così e noi aggiungiamo questa ricchezza allo spettacolo. Questo penso. Come vi ha messo in difficoltà il testo? In che parte vi siete sentiti un po' più stimolati? Ma dunque, io interpreto la parte di Kate. La parte su cui ho lavorato, e abbiamo lavorato moltissimo con il regista Michael Rogers, ma tantissimo, vuol dire veramente un anno, è sulla parte finale. E tuttora l'abbiamo ripresa adesso per riportarla qua dopo Milano, e abbiamo ancora rilavorato perché è una parte molto enigmatica, che ha delle intenzioni sotto che si sviluppano durante soprattutto il secondo atto, ma usa un linguaggio metaforico molto particolare, quindi abbiamo letto qualsiasi testo che ci fosse sul pezzo e su Pinter per arrivare poi a fare la scelta che abbiamo fatto. Quindi quella parte finale lì è sicuramente la perché. Posso fare la stessa risposta anche a voi, la stessa domanda anche a voi? Per quanto riguarda il mio personaggio, che è Anna, durante tutto lo spettacolo, perché è molto complesso, tanti strati, tende appunto quello che dice copre sempre una verità scomoda o sconcia, e quindi è stato un bel lavoro di approfondimento del personaggio che mi ha andato appunto a vedere tutti i vari strati per poi arrivare al personaggio che poi si vede in scena, e quindi anche lì la difficoltà non è stato tanto nel linguaggio, perché lei si esprime con parole comprensibili, come magari può essere stato nel caso di Kate, che ha appunto un linguaggio più metaforico, però tutta questa serie di parole che lei mette fuori nascondono un mondo che poi man mano durante lo spettacolo viene fuori, quindi le vere intenzioni di Diana vengono fuori alla fine dello spettacolo, si capiscono, viene snocciolato poi durante tutto il corso dello spettacolo. Per me allora, la prima difficoltà è stata intanto il tempo, perché ho avuto pochissimo tempo, nel senso che io sono subentrato poi dopo nello spettacolo, quindi sicuramente ci ho lavorato meno di loro, ma non ho avuto invece difficoltà a integrarmi invece all'interno del gruppo, ho trovato loro due molto affiatate e allo stesso tempo mi hanno coinvolto. E poi sicuramente entrare un po' nella mente di questo D-Lay, che è veramente molto diverso da me a livello caratteriale, a livello fisico, lui è sposato, io no, lui è geloso, io no, insomma ho dovuto lavorare molto cercando dentro di me tutti quegli aspetti che sicuramente ho ma che magari sono nascosti, e quindi ho dovuto insomma tirarli fuori, e queste sono state le difficoltà. Sì. Bene, direi veramente un qualcosa di formativo, interessante, che lascia pieni di quesiti, di domande dall'inizio alla fine, perciò saranno qui al Teatro dei Conciatori fino al 14 di maggio. Grazie mille, grazie. Fantastico. Grazie. Ciao. Ciao.